Ora non so quanto lungo sarà venuto sto video. Ci hanno chiuso il becco prima del previsto. Rimaniamo solo io e te, Batman. Uno contro l'altro, una lotta vera. Un racconto per i nipotini. Ovviamente, puoi anche scappare se vuoi fare il coniglio. Ma se sei arrivato fin qui, ora meriti il meglio. No, questo è Enigma. Allora, andiamo da Golia. Che è l'ultimo degli stage. Non mi fido di quei finti Joker. Prendo ordini da Harley e da nessun altro. C'è Batman da fuori. E se non me lo chiede Harley, io questo cancello non lo apro. Pensi che Batman verrà da questa parte? Secondo Harley, Batman cercherà tutti quelli che ha liberato lei. Beh, può anche provarci, ma non passerà da questa porta. Harley ha detto di chiuderla e fino al nuovo ordine rimane così. Sei solo? Aprite il cancello! Non capisco. Cosa c'è da capire? Devi aprire la porta. Ok, ma non mi sembra giusto. Ok, e questo è stato facile. Questa tenda? La vedremo poi? Boh, vediamo. È un'altra tenda. Ma guarda chi c'è qui. Sveglia, sveglia. Che c'è? Pensi che voglia farti del male? Perché? Non sono io il cattivo qui. No, 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 no. È Batman. Ti ha abbandonato. Ti ha gettato via come un cucciolo che nessuno vuole. Possiamo prenderlo, papà? Ti prego, dai. Mi occuperò io di lui, promesso. Qualsiasi cosa per farti felice, principessa. Ma va marchiato perché sappiano sia tuo. Non vogliamo che finisca di nuovo qui, vero? Certo che no, papà. Lo terrò con me per sempre. No, 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 ti prego, no, no! Robin. Tutto bene? Sembri spaventato. Sto bene, Jason. Tim. Non ti succedeva da un po' di tempo. Ne resta uno. Andiamo. Ma i ricordi di Todd si fanno pesanti, eh? Ecco, ci siamo! Questo è l'incontro del secolo! Pronto per la lezione, Batman? Da dove cominciamo? Io direi dall'argomento calci in faccia. Capitolo 1. Niente da dire? Stoico e silenzioso, eh? Beh, vediamo di cambiare le cose. Vi farò gridare entrambi di dolore e implorare la mia pietà. Sei un coniglio. Uno di voi non basterà. Harley non deve vincere! Ora, approfittiamone! In quanti pezzi vuoi che ti ritrovi? E
Terminiamo Batman. Grazie. Mi sguardo in due. Le ossa sono buffe. No. Cosa c'è? Ti ho... Fa male? Non era niente. Ho sognato. Su, fa del tuo meglio. Arrenditi prima che ti faccia davvero male. Forza! Reagisci, forza! Hai paura ad affrontare? Tutto ok? Che facciamo ora? Alzati e combatti! Pensi di poter... È tutto tuo! Ma questi continuano a rialzarsi? Non è ancora finita! No! Prima si ti impieghi! Troppo lento! Non farti beccare! Arriva uno dei cattivi! Corra in battaglia! Certo che se questo gli fa tirare su in continuazione... Fatto. Hai davvero tenuto duro. Sono colpito. Puoi portarlo. Cosa ha mangiato questo? Un'auto? Batman, ti prego, devi aiutarmi. Quella qui nei suoi scagnozzi stanno cercando di entrare qui.
e non so cosa potrebbe farmi. Calmati, Harry. Sto arrivando. Robin, aspetta qui con l'infetto. Io intanto mi occupo degli uomini di Harley. Andiamo. Concludiamo sta parte. Che avrò suddiviso il video in due. Oh. Pensi che stia bene? È Batman! Ehi, Batman! Dov'è il tuo amico passerotto? Avete litigato per caso? Oh, non sarà svolazzato via tutto deluso, vero? Se mi vedono entrare qui, non rischieranno di aprire il cancello. Aprite il cancello, ora! Senz'altro! Prima dice di chiudere il cancello. Ora lo vuole aperto. Io penso che stia impazzendo. Ehi, idiota! Tu non sei pagato per pensare. È tutto un trucco di Batman. Su, fatti vedere, Batman! Sempre che tu ne abbia il fegato! Oh, guarda chi c'è qui! Il piccolo aiutante di Batman. Sembra proprio che ti abbia abbandonato. No, semplicemente penso che me la caverò da solo. Non ti prende molto sul serio. E neanch'io. Se l'hai cercata. Ah, lo trovi divertente, eh? Aprite il cancello! Stavolta per davvero! Se per caso credi di riportarlo alle celle, ti sbagli! Ha Joker dentro di sé, come gli altri. E quindi sono miei! Li prendo tutti io! Sarebbe irresponsabile da parte mia permettere che accada. Batman è riuscito a portarmi via Joker già una volta e non gli permetterò di rifarlo! Mi hai sentita, Batman? So che sei là fuori! Sì! Dove sei, pipistrello? Che c'è? Hai paura di affrontarci? Che cosa ne dici? Un piccolo tiro di grilletto e perderai quel tuo cervellino da pennuto. E il tuo capo non sembra affatto interessato. Non ha ragione, Batman! Joker diceva che Batman è cattivo e che non pensa ad altri che a se stesso. Non come te, Joker. Ah, durerà ancora molto a lungo. Si prendeva cura di me. Mi amava con tutto il cuore. Non mi avrebbe mai e poi mai abbandonata. Devo restare coperto. Harley potrebbe uccidere Robin. Sì, sto parlando con te, Batman. Fatti vedere. O Robin potrebbe beccarsi un proiettile dritto tra gli occhi. Spariamo alla testa. Forza. Mi stai sentendo, Batman? Sì, sta sentendo. Ne ho avuto abbastanza. Ora conto fino a tre. E se non ti fai vedere prima che abbia... Nessuno mette le mani sulla signora capo. La battuta. Io... Quello doveva fare male. Morirai, pazzoide! Addosso! Forza, carica! Continua con le mani! Continua con le rapide! Non mi capirai! Non sai fare altro? Forza! Buonanotte! Adoro questa parte. E voilà. Impressionante. Cosa posso dire? Sono irresistibile. Dobbiamo tornare alle celle. Tu prendi Albert. Io penso a Quinn. Vieni su, signorina. Ok. Da brava. Non riuscirai a farla franca.
Ma no, mi chiamo Batman e c'ho pure i soldi perché sono Bruce Wayne. Mettimi giù, Bat mostro! Robin, prepara la cella. No, no, no! Fermo lì, Robin. Li hai uccisi, vero, Henry? Oh, Batman! Sei prevedibile! Sempre alla ricerca del lato buono! In particolar modo dei cattivi. Tesoro! Sono a casa! Attivazione protocollo di fuga. Oh oh! Ora sappiamo chi ha riprogrammato la sorveglianza. Ora, se vuoi essere così gentile, raggiungi il tuo amico laggiù. Va all'inferno. Adesso. Bella mossa, Henry. Tocca a te, Batman. L'evoluzione è una cosa strana. Per quanti ostacoli possano incontrare, i più forti sopravvivono sempre. Però, sai cosa dicono dell'evoluzione? Anche una ameba lo sa fare. Che stai facendo? Purifico il pool genetico. Nemmeno io so più per chi ti fare ora. Addio. È stato istruttivo. Ho cambiato idea. Uccidi, uccidi, uccidilo! Questo è inaspettato. Sarai davvero spettacolare. No, no, no! Non di nuovo! I tuoi occhi. Sei tu l'ultimo Joker. Quell'altra cella è per te. Devo fermare Crane. Fatto questo, mi farò rinchiudere. E se fallisci? Saresti troppo pericoloso, non ti fermerei. No, 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 questo non lo farai! Devi entrare nella cella. È l'unica scelta che ci rimane. È un discorso da disfattista, Batman. E lo sai. Mi dispiace, Bruce, ma è l'unico modo. Lo so, Tim. Fermerò Crane. Signorino Bruce, rilevo numerose forze della milizia dirette alla sua posizione. E il cavaliere di Arkham l'ha trovata. Ora ci penso io, Alfred. Ne è sicuro? Sono estremamente numerosi. Ripeto, ci penso io. Te la caverai. Certo che sì. Mi hai addestrato. E siamo passati in prima persona? Inizio serrata di sicurezza. E che ci facciamo qua, mo' in cella? Joker! Non preoccuparti per Robin, Batman. Sono sicuro che non morirà. Almeno sono abbastanza sicuro.
Non ho mai finito di raccontarti di Jason Todd, vero? Hai forse qualcosa da dire a questo bravo signore, Jason? Mi chiamo Jason Todd. Chi detesti? Batman. Eccellente! È ovvio sia così. Hai sentito, Batman? Il bambino non è più tuo. È mio. Mio, mio, mio. E ne farò ciò che voglio. Ehi, non te l'ho chiesto. Qual è il segreto? Chi è il pipistrello cattivo? Il suo nome? Dimmelo. Ma certo. Non mi sono mai piaciute le lingue lunghe. Ecco perché lavoro da solo. Nessuno che possa rovinarmi le battute. Dovresti provare anche tu, in fondo. Sai già cosa succede quando trascini gli amici in strani giochetti come i nostri? Jason. Harry Adams, attuale direttore della McCallum. Devi entrare nella cella. È l'unica scelta che ci rimane. Che diavolo fai? La cosa giusta. Fidati. Hai perso la testa! Ascoltami! Possiamo aiutarti! Non devi farlo per forza! Alfred! Alfred! Figlio di puttana! Hai interrotto le comunicazioni! Ti sono censurati la parolaccia! Sir, tutto a posto? Ho perso i contatti con Robin. Sta bene? Sta bene. Comunicatore rotto. Ce l'ho qua davanti. Grazie al cielo, con quel che succede temevo il peggio. A proposito, il cavaliere ha ordinato a un plotone di blindati di isolare la città per riprendere il controllo. Per fortuna l'upgrade del generatore per armamenti che ha richiesto è pronto. Grazie, Alfred. Ok. Molto bene, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima. Ciao belli!